mettiamo al giorno energie del 31 di dicembre. Scegliete la vostra variante, pigna con i brillantini rosa, pinetto, e la pigna con i brillantini neri. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 31 di dicembre per tutte le tre varianti. Una meravigliosa fine dell'anno. Vediamo la pigna rosa, si illuminerà la strada, qualcosa che desiderate verrà alla luce concretamente, quindi c'è qualcosa che accade per darvi la manifestazione di qualcosa a cui avete lavorato da tempo. Probabilmente vi verrà anche detto attraverso questa manifestazione cosa ancora bisogna andare a guarire, perché qua c'è il senso di essere un po' vittime nella vostra vita. Dovete essere, diciamo, imperatori e imperatrici, prendetevi la responsabilità della vostra vita. Qua verrà alla luce qualche situazione, una persona che vi mostrerà quanto ancora vi sentite in un certo senso vittime della vostra vita. C'è qualcosa che dovete terminare, cercate di terminarlo per questa fine anno, proprio perché c'è un nuovo inizio per voi grazie a questa scoperta. Quindi c'è un nuovo inizio, una nuova strada che si apre, qualcosa che si manifesta di nuovo se andrete a risolvere ancora questo blocco che c'è in voi. Vediamo un po'. Sì, una magia vuole cominciare, quindi andate a comprendere il messaggio di questa cosa concreta che arriva. Può essere una parola, può essere un incontro, può essere un evento che vi metterà in luce ancora qualcosa che deve essere aggiustato per poter cominciare la vostra magia di per questo nuovo anno. Pinetto, qua c'è qualcosa che ancora deve cambiare. Verrà portata alla vostra attenzione una ferita che dovete andare a cambiare e ancora consapevolizzare riguardo al vostro scarso valore personale. Quindi attenzione, che c'è ancora una ferita che dovete equilibrare. Questo gli angeli ci dicono. In questa giornata probabilmente appunto verrà sottolineata ancora questa cosa che dovete andare a offrire. Rendetela sacra, accoglietela, affidatela all'anima, perché solo l'anima può trasmutare, la mente non trasmuta, solo l'anima può farlo. Quindi andate ad affidare questa, diciamo, questa scoperta di questa ferita. Accoglietela, non rifiutatela, perché sennò rimane lì e continua a sanguinare. Quindi affidatela, perché è necessario andare ad armonizzare ancora delle emozioni che riguardano, diciamo, tutta una conseguenza di questa ferita. Quindi c'è qualcosa che vi chiede l'anima di armonizzare. Rendete sacra questa cosa, affidatela all'anima e sarà armonizzata, e allora anche voi potrete cominciare il nuovo anno con un nuovo spirito meraviglioso di leggerezza e di valore di sé. Pigna con i brillantini neri, un femminile che si risveglia. Qua ci sono intuizioni, qua ci sono comprensioni, illuminazioni importanti che vi faranno capire qualcosa di molto potente. Vediamo un po' di che cosa ci fa. Ok, qua ci sono proprio il senso di entrare in contatto con l'anima. Avrete delle potenti intuizioni, quindi ascoltate molto bene quello che vi arriva attraverso appunto intuizioni, comprensioni, illuminazioni, perché vi diciamo spalancheranno la comprensione e la consapevolezza. Qua c'è una crescita importante che vi viene richiesto di fare se ascoltate il messaggio dell'anima. Vediamo un po'. Sì, e allora arriverete a un punto di comprensione incredibile. Qua c'è farete uno scatto vibrazionale, uno scatto di elevazione. Oggi sarà una giornata importante per le intuizioni e le profezie, quindi anche comprensioni profonde anche su quello che dovete fare in futuro, in quest'anno che si apre. Intanto vi saluto, vi ringrazio e meraviglioso anno a tutti!